Ciao ragazzi, oggi vedremo come fare le sfumature a mano libera color cannella. Allora, fammi capire come ti vuoi vedere. Allora, mi piacerebbe vedere delle sfumature caramello anche sul color cannella. Ok, mi piace. Quindi andremo a utilizzare questo colore per tonalizzare, che è proprio un cannella e ci sta. Lo trovo okay. Perfetto, sì. Perfetto. Bene, a questo punto andiamo a preparare lo schiarente, quindi deco, e poi andiamo ad applicarlo. Bene, 50 minuti e sciacquiamo. Ragazzi, se vi interessano questi contenuti, iscrivetevi e attivate la campanella. Vi lascio il link dello shampoo qua sotto. Ragazzi, avete due scelte. Se volete più volume, utilizzate una spazzola piatta. Se volete meno volume, utilizzate una piastra. Volevo chiedere più informazioni. Come no. Shampoo da utilizzare a casa, cosa mi potresti consigliare? Allora, l'ideale è proprio uno per il colore o per la fibra, che ti faccio vedere adesso. Perfetto. Così li lavi ogni 2-3 giorni e non si scatta anche per il colore. Basta che ne fai uno, dato che lavi molto spesso. Certo. E però oltre allo shampoo da 5 in 10, perché hanno bisogno di idratazione. No, ok. Beh.
cosa abbiamo fatto? Allora, abbiamo fatto delle sfumature su tutta la testa. Ricordiamo che abbiamo preso delle divisioni alla gera e abbiamo sfumato, creando delle V. Dopodiché abbiamo sciacquato, tonalizzato con il color cannella quello che avevamo scelto. Dopodiché abbiamo asciugato e tagliato. Ok?